dia alla persona accanto a te ti trovi nel posto giusto per avere un incontro soprannaturale con papà. Amen. Continuiamo con il nostro tema del mese di gennaio, una corda a tre capi. Amen. E stasera parleremo dell'intimità. Dillo, intimità. Quanti di voi che vi trovate qui, ne approfittiamo anche per dare un saluto a coloro che sono online in questo momento, facciamo un applauso, siate un po' più convinti. Alleluia. Avete un'intimità personale, presente, crescente e continua con Gesù Cristo. Quanti? Amen. Sapete, ci deve essere sempre il desiderio e la fame di volere di più. Dillo, sempre di più nella mia vita. Amen. Cosa significa per te personalmente avere comunione con Gesù personale? Non so se ti sei mai fatto questa domanda, è buono che te la poni e ti dai una risposta. Cosa significa avere una comunione personale con il mio Signore Gesù? Il mezzo della nostra intimità, che noi possiamo sviluppare con Dio, viene attraverso la preghiera. Gesù un giorno ci ha insegnato a pregare. Sapete, non ha insegnato a fare miracoli, ma ha insegnato a pregare. Perché tutto ha inizio quando una persona prega e tutto finisce quando smetti di pregare. Ci sono persone che chiacchierano molto, ma purtroppo non con Dio. Significa che tutto è finito e tutto sta finendo nella loro vita. Ma quando tu hai una comunione, una relazione, un'intimità con papà, cose possono succedere nella tua vita e attraverso la tua vita. Quindi il tema, le benedizioni che vengono da che cosa? Dall'intimità con Dio. Quali sono le benedizioni che vengono sulla nostra vita? Tra poco ci addentreremo nel centro del messaggio, ma soprattutto voglio iniziare con darvi un'introduzione. La nostra relazione con Dio deve essere la nostra priorità. Niente deve prendere il posto della nostra relazione e della nostra comunione con Dio. Sapete, noi ci poniamo delle mete tante volte nella vita, mete naturali, ci proponiamo degli obiettivi da raggiungere, quando soprattutto c'è l'inizio di un anno, e da una parte potrebbero sembrare giuste. È buono che tu decidi di perdere 10 chili. Amen. Per qualcuno è un problema, è buono proporsi delle mete naturali, ma sono mete naturali. E naturalmente le mete naturali fanno mostrare il grado carnale della Chiesa. Ma porsi delle mete spirituali è molto importante. Qual è il tuo obiettivo in quest'anno, spiritualmente parlando, nella tua relazione, nella tua comunione con Dio? Il mio obiettivo è quello di crescere ancora di più di dove sono arrivato fino a questo momento, perché io so che c'è di più, so che c'è molto di più, e io voglio ricevere molto di più dalla presenza di papà, perché lui l'ha preparato e io non mi voglio sottrarre da questa benedizione, anzi la voglio ricevere. Quindi voglio farvi, dicevo, un'introduzione. Dai sempre a Dio la priorità nella tua vita. Dai sempre a Dio la priorità nell'avere comunione con Lui. Gesù un giorno ci ha insegnato in Matteo nel capitolo 6, il verso 33, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Dillo, cercate prima.
Quindi mette delle priorità, mette un ordine all'interno delle nostre priorità. Cercare cosa significa? Significa che la prima cosa deve edificare una vita di onore, di valore, di riverenza per Dio. Cerca come puoi onorare, riverire il meraviglioso papà. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Nel vivere una vita di consacrazione, perché la vita di consacrazione lo onora e lo valorizza. Prima significa mettilo prima in ordine di importanza. Nella tua vita metti Dio sempre al primo posto. Come già ho detto in altre occasioni, mettere Dio al primo posto non rende Dio più grande, perché Dio è Dio, perché Lui è Padre, perché Lui è il Creatore, eccetera, ma ti permette a te di metterti in una posizione di ricevere le benedizioni che Lui ha preparato per la tua vita. Perciò Gesù ci ha detto chiaramente, Matteo 6:33, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Sapete perché nella vita dei cristiani, dei credenti e nella vita di tanti di voi che ci troviamo qui stasera, tante necessità non vengono soddisfatte? Tanti bisogni non sono adempiuti? Ci manca sempre qualcosa? Perché non si sta mettendo Dio al primo posto. Perché quando si mette Dio al primo posto, le necessità e i bisogni della tua vita vengono adempiuti e vengono pienamente soddisfatti. Tu trovi una risposta ad ogni tua necessità e ad ogni tuo bisogno. Quando non metti Dio al primo posto, correrai sempre dietro ai tuoi bisogni e alle tue necessità. Quindi prima cosa, metti Dio al primo posto. Seconda cosa, tutto quello che è primo è la priorità del regno. Dillo, è la priorità del regno. Voglio farvi alcuni esempi. Dio creò l'uomo prima. Per questo motivo l'uomo ha la priorità. Infatti la Bibbia ci insegna che nella famiglia Dio ha messo il marito al primo posto. Nella chiesa Dio ha messo il pastore al primo posto. Nel corpo di Cristo Dio ha messo gli apostoli. Prima gli apostoli e poi c'è tutto un susseguirsi al riguardo, perché c'è un ordine di priorità e questo ha a che fare con le cose del regno di Dio. Tu devi comprendere quello che è prima nella tua vita. Dai la prima ora della tua giornata a Dio, dai il primo giorno dell'anno a Dio, dai il primo giorno del mese a Dio. Amen. Di questo mese, sapete, il calendario di Dio, la domenica, che noi chiamiamo domenica, ma in realtà è il giorno numero uno, perché vengono numerati fino al sesto giorno, non gli vengono dati lunedì, martedì, mercoledì, questo è nel calendario gregoriano, ma nel calendario di Dio questo è il primo giorno, è l'unico giorno che ha un nome, è il sabato, che viene chiamato Shabbat. Giorno del riposo. Dedica il primo giorno del mese a Dio, il primo giorno della settimana a Dio. Questo è il motivo per cui noi ci incontriamo, la chiesa del primo secolo si incontrava la domenica, perché dedicavano il primo giorno della settimana non a fare le proprie cose ma a incontrarsi con il proprio creatore. Metti ordine nelle tue priorità. Poi la terza cosa, Cristo venne a dimostrarci che tipo di relazione dobbiamo avere con il Padre.
Qual è la relazione che deve esserci tra il Padre e il Figlio? Ora noi parliamo di Gesù in questo momento, e ricordatevi, non stiamo parlando di Gesù come Dio, ma stiamo parlando di Gesù come uomo, con le sue necessità e con i suoi bisogni. Perciò lui dipendeva costantemente dal Padre. Leggeremo alcuni versi in Giovanni nel capitolo 5, il verso 19, poi il capitolo 5, il verso 30, e poi Giovanni 15, il verso 15. Troviamo che cosa in questi versi? La relazione che Gesù ebbe come uomo, non come Dio, con il Padre quando era qui sulla terra. Perché sapete, noi siamo ispirati da Gesù. Amen. Gesù ispira la nostra relazione con il Padre. E come il Padre ha avuto quella relazione, noi dobbiamo lasciarci guidare in quel tipo di relazione con il nostro papà, con il nostro Dio. Prima Giovanni, leggiamo in primis Giovanni 5,19. Allora Gesù rispondendo disse loro: in verità vi dico, il Figlio non può fare nulla da se stesso. Che potente parola! Stasera cerca di afferrare questa rivelazione nella tua vita, perché questo porterà trasformazioni e cambiamenti dentro di te. Cosa ha detto Gesù? Il Figlio cosa può fare da se stesso? Non può fare nulla. Qui ci parla di una totale dipendenza dal Padre. Sapete, la nostra tentazione è fare le cose senza Dio. E purtroppo ci cadiamo. Il peccato di Adamo qual è stato? Voler escludere Dio dalla sua vita, fare le cose senza Dio, quindi la cosiddetta indipendenza da Dio. Eppure Gesù ci viene a rivelare una grande necessità che c'è nell'essere umano, quello di dipendere dal Padre. Gesù era Gesù. E cosa ha detto? Il Figlio non può fare nulla da se stesso. Stasera dillo: Signore, rivelami su come dipendere da te ogni giorno della mia vita. Abbiamo bisogno di ricevere questa rivelazione e di vincere la tentazione dell'indipendenza da Dio. Amen. Io sono un Dio dipendente. Senza Dio non posso vivere, non voglio vivere, ma voglio vivere con la sua presenza nella mia vita. Dici: ma tu hai bisogno per forza di Dio? Sì, pure tu. E io prego che tu abbia la rivelazione per poterlo comprendere e afferrarlo nella tua vita. Giovanni 5,30, quindi andiamo qualche verso più avanti. Gesù disse: io non posso far nulla da me stesso. Il Figlio vede fare le cose al Padre, il Figlio non può fare nulla da se stesso. Io non posso far nulla da me stesso, disse Gesù. Questa era la rivelazione che Gesù aveva dell'intimità con il Padre. In altre parole, Gesù sta dicendo: se io non posso fare niente, nulla da me stesso, perché tu fai le cose da te stesso e non impari a dipendere dal Padre? Quindi c'è una necessità nella nostra vita, una necessità di dipendenza completa dal Padre. Ascoltami bene, se questa rivelazione non la cerchi per la tua vita, non riuscirai mai a dipendere dal Padre in ogni cosa. Dipenderai da te stesso. E sapete, la mia testimonianza è che quando faccio le cose da me stesso fallisco. Eppure la tua. Ma quando fai le cose con Lui, allora centri il proposito divino nella tua vita
e cammini nella benedizione. Ci sei? Quindi qual è la rivelazione che stasera stiamo cercando di afferrare? Quello che Gesù disse, che non posso fare nulla da me stesso, e vi dico la seconda cosa, che non sono nulla da me stesso. Senza la mia comunione con il Padre io sono nulla. Amen. Io ho bisogno della mia comunione con il mio meraviglioso papà. Tu hai bisogno della tua comunione con il tuo meraviglioso papà. Fare in modo che possa scendere nel tuo spirito dichiarandolo in questo momento. Cioè, dillo: non posso far nulla e non sono nulla separato da te. Padre, non posso far nulla, ripetilo, e non sono nulla separato da te, dalla mia comunione con te. Io ho bisogno di te. La comunione non è l'ostia, ok? E va molto oltre, è un rapporto di intimità. Ci sono 7 livelli di intimità con Dio. Si parte dal primo livello, il più basso, sapete qual è? Quello chiedere per i propri bisogni, fino ad arrivare al livello più alto, dove tu impari a dipendere totalmente e interamente dalla sua presenza. Dio vuole portarti in questo livello di intimità, ci sei? Ora, per quanto mi riguarda, ascoltatemi, per tutti gli anni del mio ministero io sono sempre stato consapevole di una cosa: Dio mi ha usato, ma sono stato sempre consapevole di una realtà: non l'ho fatto da me stesso, senza di Lui non potevo fare nulla e senza di Lui non sono nulla. Ho bisogno di Lui continuamente, costantemente nella mia vita. E questo è quello che tu hai bisogno di sperimentare anche nella tua vita. Io ho pregato: Signore, insegnami a dipendere da te. Diglielo: Signore, Padre, insegnami a dipendere da te. Guardate quanto è importante la nostra comunione con Lui. È il fondamento della nostra vita cristiana. Sapete, in nessun'altra religione si parla di avere una relazione con il fondatore, solo nel cristianesimo. Tu non puoi avere una relazione con Maometto, perché Maometto è morto. Tu non puoi avere una comunione intima con Buddha, perché Buddha è morto. Ma tu puoi avere una comunione intima con Gesù, perché Gesù non è rimasto nella tomba, perché Lui è risorto dalla tomba, perché Lui vive. E Gesù disse: chi crede in me, anche lui vivrà. E quindi dicevo, è il fondamento del cristianesimo. Gesù un giorno disse, ascoltate bene, perché qui cantano giù molte dottrine diaboliche che forse ti sei edificato nella tua mente. Matteo capitolo 7, 21-22: non chiunque mi dice Signore, Signore, un amen c'è stato, dillo, non chiunque gli dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Verso 22: molti mi diranno in quel giorno. Quale giorno? Il giorno del rapimento, il giorno della parusia, il giorno del ritorno di Gesù. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? Queste sono le parole di Gesù, cari. E nel tuo nome non abbiamo scacciato demoni? È fatto nel tuo nome molte opere potenti.
Chi è che non crede in questo? Tutti quanti noi crediamo in questo, ma queste non sono la conferma per andare in cielo, queste sono per la conferma per la terra. Ma per andare in cielo c'è una caratteristica che si chiama intimità, comunione con papà. Lo ripeto, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? E quanti profetizziamo nel nome di Gesù? E nel tuo nome scacciato demoni? Signore, tanto che li ho cacciati, pure non giustevano, l'ha già cacciato. Per precauzione. Ci sei? E nel tuo nome fatto molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Cosa gli è mancato? Cosa gli mancherà? Perché questi sono credenti, come io e te. Perché queste persone hanno avuto un giorno un incontro con Gesù. Ma cosa gli è mancato? Una chiave, l'intimità, la comunione intima con papà. Non vi ho mai conosciuto. Cioè, in realtà Gesù conosce ogni cosa, però lì sta parlando di una conoscenza intima e personale, dove tu apri il tuo cuore, la tua vita, e dove tu impari a dipendere dalla sua presenza. Operatore di iniquità. Noi abbiamo detto alle persone: basta che confessi Gesù come Signore della tua vita. Si muore mo, sì. Il ladrone sulla croce, sì. Però poi è finito. Gesù disse: oggi sarai con me in cielo. Perché lui aveva dichiarato: ricorda di me quando sarai nel tuo regno. Però la Bibbia dice che chi avrà perseverato. Dio ti sta chiamando a perseverare. Dopo aver fatto quella bella confessione di fede, riconoscendo Gesù come Signore della tua vita, gloria a Dio, è iniziato il tuo cammino spirituale, cari, ma non è finito tutto lì, da lì incomincia la tua vita nuova in Cristo. Ci sei? Quindi il primo obiettivo spirituale per la mia vita di quest'anno, quello che ho chiesto al Signore, ho detto: Signore, io voglio crescere ancora di più nella mia intimità con te. Io sono arrivato fino ad un livello, ma voglio ancora di più, perché so che c'è ancora di più per la mia vita. Tu cosa desideri per la tua vita? Diglielo a papà quello che desideri nel tuo cuore. Se vuoi crescere nella tua intimità con lui, diglielo: io voglio crescere nella mia intimità con te. Questa è l'introduzione, vediamo al centro del messaggio. Quali sono le benedizioni che riceviamo dalla nostra comunione con papà? Quindi la tua comunione con Cristo nel presente non è quella che tu hai detto: io 20 anni fa l'ho avuto una comunione con Gesù, io sentivo la presenza di Dio 20 anni fa. Ma noi parliamo nel presente, oggi, adesso, in questo momento. Non vivere belle die in bena vota. Dio è l'Iddio del presente. Tu hai bisogno di avere un incontro che trasformi la tua vita. Dio stasera sta dando a tanti di voi una possibilità di uscire fuori da una condizione di perdizione dove vi siete inseriti. Con il vostro parlare, con le vostre motivazioni, con le vostre azioni, Gesù sta dicendo: smettila, figlio, smettila, figlia. Ma lo vuoi capire? Che non hai più tempo da perdere tempo. È il tempo che tu fai una decisione di consacrazione totale per papà.
Quindi prima cosa, nella tua comunione con papà abbiamo diritti e privilegi. Questo è meraviglioso. Sapete, molti pensano che le proprie preghiere vengono ascoltate perché sono perfette. Assolutamente non è così. Le tue preghiere vengono ascoltate perché sei figlio, perché sei figlia che hai comunione con papà, e il cielo si apre sulla tua vita perché hai comunione con lui. Questo cosa ti dà? Diritti e privilegi. Ora, in questa relazione l'unica cosa che Dio ti sta richiedendo come figlio è che tu resti connesso con lui. Un linguaggio moderno, connesso significa comunione, che tu resti in comunione con lui, che tu ti mantieni in comunione con lui. Ascoltatemi, la storia di Israele ci dà testimonianza di qualcosa. Malgrado erano increduli, Dio ha compiuto miracoli straordinari nel loro mezzo. E noi ci potremmo chiedere: perché, Signore, sono stati fatti questi miracoli? Dio dà la risposta. Lo sapete perché? Perché Dio disse: Israele è mio figlio, Israele è il mio primogenito. Amen. Quando tu entri, che grande e meraviglioso privilegio, nella relazione di figlio tu hai diritti e privilegi. Amen. Quindi devi sentire onorato di essere figlio, e hai bisogno di mantenere questa comunione viva con Dio. Hai bisogno di metterla al primo posto. Questo ti farà sperimentare i diritti e i privilegi che lui ha preparato per la tua vita. Ascoltami, ma se rompi questa comunione con Dio, lui non sarà più obbligato verso di te. Quindi mantieniti nella comunione. Quando vivi in comunione con Dio, tu hai il diritto di chiedere, tu hai diritto di usare il nome al di sopra di ogni altro nome. Non stiamo parlando di fare esorcismo, ma nel nome di Gesù c'è autorità. E quando tu vivi in quel rapporto di comunione, tu hai il diritto di usare il nome. E ti dico una buona notizia: i demoni scappano via. Se voi leggete il libro degli Atti, c'erano 7 fratelli esorcisti che predicavano nel nome di Paolo, nel nome di Gesù che Paolo predicava. 7 fratelli in una capanna, c'era un posseduto, li picchiò a tutti. La tua comunione con Dio ti dà autorità, ti dà franchezza. Tu hai la certezza e la sicurezza, quando vivi l'intimità con papà, che sei figlio e hai diritti e privilegi. Ci sei? Se hai bisogno di provvidenza, è nella comunione con papà che ti sarà provveduto. C'è il diritto che tu hai di ricevere provvidenza. Se hai bisogno di guarigione, se hai bisogno di salute, la sperimenti nella comunione con papà, perché è un tuo diritto ed è un tuo privilegio poterla vivere nella tua vita. Dillo: io sono figlio o figlia e ho diritti e privilegi nella mia vita. I miei figli naturali, quando mi ubbidiscono, hanno diritti e privilegi nella loro vita. Amen. E gli si può dire, sicuramente vengono per il giorno del compleanno e dico: io ho il diritto di avere il regalo, anche se loro non lo chiedono, io a prescindere glielo faccio, perché è un diritto, perché sono figli. Tu ti devi approcciare nella presenza di papà e hai un diritto. Padre, io sono tuo figlio, io ho il diritto, mi appartiene, ho il privilegio
devo passare avanti, sono tuo figlio, sono stato acquistato con il sangue di Gesù. Quanti staranno nella prima linea? Quando le benedizioni incominciano a scendere, i primi sono i figli ubbidienti che le ricevono. Ci sei? Come figlio o figlia di Dio, cerca sempre Dio. Metti Dio al primo posto. Reclama i tuoi diritti e i tuoi privilegi. Lui ti provvede, perché hai diritti e privilegi. Lui ti protegge, perché hai diritti e privilegi. Lui ti guida, perché tu sei figlio e hai diritti e privilegi. Lui ti tiene in salute, perché sei suo figlio, perché hai diritti e privilegi. Se sei malato, lui ti guarisce, perché hai diritti e privilegi. Amen. Lui ti ama perché hai diritti e privilegi. Amen. L'unica cosa che richiede Dio per fare questo, l'unica richiesta, l'unica condizione, qual è? Mantieniti in una comunione intima con me, ti dice il Signore. Ci sono figli che chiedono i loro diritti e i loro privilegi senza assumersi mai le responsabilità. È belle papà. Quando ti assumi le tue responsabilità, cioè quando ubbidisci, quando lo cerchi, quando lo onori, quando semini, sapete cosa ti dice papà? Nel momento della recessione, nel momento della crisi, vieni nella mia presenza, perché tu sei mio figlio e hai diritti e privilegi. Io sarò il tuo sostenitore, io sarò il tuo provveditore, io sarò il tuo guaritore, perché tu hai diritti e privilegi. Dove è scritto questo nella Bibbia? Romani capitolo 8 verso 17. Ascoltate. E se siamo figli, quanti siete figli? Fatevi sentire figli. E se siete figli, e se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. Cosa significa essere un erede? Significa essere coeguale. Non significa essere Dio, perché tu non sei Dio, io non sono Dio. Ma lui ci ha portati nella sua stesso livello di natura dell'essere come Dio, creandoci alla sua immagine e alla sua somiglianza. Quindi lui ti dice: tu sei mio erede, tu hai gli stessi diritti e gli stessi privilegi che ha il tuo coerede, Gesù. L'eredità che ha avuto Cristo è la tua eredità, è la nostra eredità. Ci sei? Voglio farti pensare su una cosa e svelarti un mistero glorioso. Come fa Dio ad essere l'onnipotente, il più grande, ed avere comunione con me e con te, che siamo nulla e non possiamo far nulla? Come può essere? Qual è questo mistero? È perché siamo uguali, perché Dio ci ha messo nella sua stessa posizione di essere uguali a Lui. Amen. Questo non significa che siamo Dio, ma che siamo della sua stessa categoria. Com'è il Padre, così è il Figlio. Perciò abbiamo bisogno della nostra intimità, cari, stare nella sua presenza. Sapete, molte persone si vantano di essere figlio di Caio,
di essere figlio di quest'altra persona. Io sono figlio di Dio. Dio è mio padre. Amen. Non mi vanto nel naturale, ma mi vanto perché mio padre è il creatore, è il potente, è l'onnipotente del cielo e della terra. Amen. Ed essendo coerede di Cristo, dicevo, ho diritti e privilegi. Quindi la prima cosa che hai bisogno di sapere in una relazione qual è? Chi è lui per te? Cosa hai bisogno di sapere in una comunione? Chi è lui per te? Chi è? Io posso fare notte. Chi è lui per te? Lui è il mio padre. Sapete che significa padre? Fonte. Lui è la fonte della mia esistenza. Lui è la fonte della mia vita. Lui è tutto per me. Seconda cosa, la tua comunione con papà ti garantisce risposte alle tue preghiere. Le tue preghiere verranno esaudite. Tu non sei un animale, non sei uno scarafaggio, tu non sei un cane, tu sei un figlio. Dillo, io sono figlio. Dio mi ha reso libero, io non sono più schiavo, io sono stato fatto figlio di Dio, acquistato con il sangue di Gesù. Giovanni capitolo 15, il verso 7, guardate cosa disse Gesù: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Cosa parla? Dimorare in lui e lui in me. Parla di connessione, parla di comunione, parla di relazione, parla di intimità. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, ascoltatemi, perché il bello sta arrivando, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Questo è quello che viene fuori dalla nostra vita di comunione, di intimità con papà. Perché tu non sei nipote di Dio, perché tu non sei un cugino, perché tu sei un figlio o una figlia. E tutto quello che chiedi lo ricevi. Diglielo quello che hai bisogno. Cosa hai bisogno? Il Signore è qui. Diglielo quello che hai bisogno. Cosa vuoi che io faccio per te? Ti dice il Signore. Diglielo in questo momento. Cosa significa quel che volete? Qualsiasi cosa. Ci sei? Allora perché chiedi come un mendicante? Signore, lo fai questo miracolo? È tuo, ce l'hai per diritto, ti appartiene. Tu non sei un mendicante quando preghi. Perciò abbiamo detto diritti e privilegi. La prima cosa che tu hai bisogno di avere consapevolezza è chi è lui per te. Lui è mio padre, io non gli devo cercare la carità. Io sono suo figlio. Cosa significa allora quel che volete? Quello di cui ho bisogno. In accordo alla sua volontà io lo ricevo. Nel nome di Gesù. Se hai comunione con lui, chiedigli cosa hai bisogno e lui te lo dà. Voglio insegnarti una cosa riguardante la mentalità religiosa, perché tanti si lasciano ingannare da questa mentalità. Gesù ci ha insegnato, e questo è un principio del regno, di non aspettare che chi sta sopra di te ti cerchi. Non mi hanno telefonato.
Il mio mentore non mi vuole bene. Il mio pastore non mi ama. Sapete, Gesù non ci ha insegnato questo. Cosa ci ha insegnato Gesù? Qual è il principio del regno? Chiedete e vi sarà dato. Matteo 7,7. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Chi deve chiedere? Chi deve cercare? Chi deve bussare? Se tu chiedi, ricevi. Se tu cerchi, trovi. Se tu bussi, ti sarà aperto. Sapete, questa è la misura della nostra relazione con il nostro Padre. E questa è anche la misura della nostra relazione con le persone. Un neonato, un bambino, neonato, dipende interamente dalla mamma, ma poi il neonato cresce, diventa adulto. Amen. O rimane sempre neonato? Sarebbe un problema se un bambino rimanesse sempre neonato. Ci sono dei momenti in cui c'è bisogno, c'è proprio una stretta dipendenza con la mamma, ma poi c'è l'esigenza della crescita. Si taglia quel famoso cordone ombelicale, dove ha bisogno di fare le tue decisioni, le tue scelte, le tue esperienze, perché Dio ha un proposito per la tua vita. E molti invece in chiesa sono sempre neonati, sempre con il ciuccio in bocca. A 50 anni con il ciuccio in bocca. Cresci! È venuto il tempo che cresci, che maturi. Perciò Gesù ci ha insegnato: chiedete. Hai bisogno di qualcosa? Chiedilo. Non aspettare cada sonna notte, che ho una rivelazione particolare. Chiedilo, chiedete e vi sarà dato. Cercate, chi deve cercare? E troverete. Perché se tu hai bisogno, il primo ad essere interessato sei tu. E sei tu che ti metti alla ricerca di quel bisogno. Oppure bussate. Chi deve andare a quella porta e deve bussare per il suo bisogno e per la sua necessità? Questo è quello che ci ha insegnato Gesù. Ci sei? E tu riceverai. Lui ti dice: tu sei mio figlio, tu sei mia figlia, tu sei il mio amato, tu sei la mia amata. Io ho visto, ti dice il Signore, che nel bel mezzo del tuo bisogno tu mi hai cercato e io ti risponderò. Che nel ben mezzo della tua crisi hai danzato nella mia presenza e io ti risponderò, perché ti sei rallegrato, perché la tua gioia non l'hai fatta dipendere dalle circostanze ma dalla mia presenza. Quando mi cerchi io mi lascerò trovare, quando bussi io aprirò, quando chiami io ti risponderò, ti dice Dio. Amen. Le nostre preghiere avranno risposta. Numero 3, ascoltate: dalla tua comunione con papà dipende la tua comunione con gli altri. Ascoltatemi, perché questo è forte. Ci sono persone che dicono: io prego 3 ore al giorno, io prego 2 ore al giorno. Cioè, come per dire, io prego tanto e gloria a Dio. E io mi chiedo: se preghi tanto, perché tratti male le persone?
Come fai a trattare male le persone? Sapete, tre cose escono fuori dalla tua comunione con papà. La prima cosa, il modo di come tratti gli altri. La seconda cosa, il modo di come servi gli altri. E la terza cosa, il modo di come ami gli altri. Come li tratti, come li servi e come li ami. Ci sei? Come facciamo ad avere comunione con papà e poi diciamo di non sopportare le persone? Ma sei antipatica, non ti sopporto. Con chi hai comunione? Credo che non hai comunione con papà. Forse qualche spiritello si è infiltrato nella tua comunione, perché non è papà in quel momento. Ci sei? Con chi hai comunione? Non dire di essere un uomo, una donna di Dio e tratti male la gente. Se sei un uomo e una donna di Dio, amerai le persone. Quando hai comunione con Dio, servirai con le giuste attitudini le persone. Questo perché? Perché quando ami e servi Dio, lo farai anche con la gente, lo farai anche con gli altri. La persona che ti ha accanto è un figlio di Dio, è una figlia di Dio, tanto rispetto. Dio ti dice: non toccare mia figlia. Dio ti dice: non toccare mio figlio. Dio ti dice: non toccarla, è mia figlia. Non toccarlo, è mio figlio. Cari, è meglio avere Dio come padre che come suocero o suocera. Amen. Come tratti Dio, così tratterai le persone. Dopo la tua comunione, la tua tamayon, conoscete cos'è? Cameretta, luogo segreto. Cioè, tu non puoi uscire dalla tamayon con una mazzi firmana. Che a volte ho pregato 3 ore, mi fai preoccupare. A chi hai pregato? Con chi sei stato? Tu quando esci dalla cameretta segreta, tu esci con l'unzione di Dio, tu incominci a desiderare di cacciare fuori i demoni, liberare le persone, guarire gli infermi, manifestare la potenza soprannaturale di Dio, svergognare le opere del diavolo. Amen. Questo è quello che produce che cosa? La comunione con Dio. Perché questo è quello che nasce dalla comunione con Dio. Dillo: io sono privilegiato che sono figlio o figlia di papà. Numero 4, ascoltate, dalla tua comunione con papà hai l'autorità di parlare. Cioè, forse è meglio dire hai autorità nelle tue parole. Le tue parole sono parole con autorità. Quando hanno sentito parlare Gesù, sapete come, qual era il segreto di Gesù? La sua relazione con il Padre. Non faccio nulla da me stesso, non sono nulla, ho bisogno di ricevere da Lui nella sua intimità. Quando pensi a Davide, pensi all'adorazione; quando pensi a Gesù, pensi alla sua vita di preghiera; quando pensi ad Abramo, pensi all'uomo del patto; quando pensi a Mosè, pensi all'uomo che ha avuto faccia a faccia un'esperienza con Dio. Viveva in quella condizione meravigliosa, ma ci arriveremo a questo. Hai l'autorità. Quando hanno sentito parlare Gesù, hanno detto: questo non è come i nostri scribi e farisei.
Cioè, questo quando parla, parla con autorità. I demoni si manifestano. I malati vengono guariti. L'opera di Dio si compie. Perché il suo parlare era un parlare di autorità. Perché lui aveva comunione, intimità come uomo, stava la presenza del Padre. Un uomo o una donna che non ha comunione con Dio non ha autorità quando parla. Nemmeno in mosco sentono. Esodo capitolo 33 verso 11, ascoltate. Mosè si appropria del diritto di profetizzare. Il verso 33, il verso 11, capitolo 33, così l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con il proprio amico. Cosa gli ha dato a Mosè questo? Questo gli ha dato l'autorità di parlare come un profeta di Dio. La sua parola era sì ed amen, perché era stato con Dio. Questo è quello che deve succedere nella tua vita, figlio, figlia di Dio. Quando non hai comunione con Dio, non avrai l'autorità quando parlerai la sua parola. Devi avere il timore di Dio quando parli nella casa di pace. Mentori affidatari, mentori, discepoli, chiesa, devi crescere nell'autorità. Come si cresce nell'autorità? L'esperienza di Mosè, l'esperienza faccia a faccia, intimità con Dio. Amen. Perché quando parli senza avere comunione con Dio, quello che dirai sarà secco. Quello che dirai sarà meccanico. Non ci sarà vita in quello che dici. L'uomo e la donna, o la donna che ha una comunione con Dio, ha sempre una parola fresca per il popolo. Questo ti conferisce autorità. Non perdere tempo. Tanti perdono tempo a chiacchierare e a chiacchierare. Non perdere tempo. Gesù spendeva tempo nella presenza di papà. E Gesù ha detto che quello che tu riceverai nella Tamayon poi lo renderà manifesto pubblicamente. Quando tu incominci a parlare, quella parola tocca i cuori. Quindi la tua casa di pace non sarà la riunione di condominio, perché a riunione condominio nessuno ci vuole io. Tu ci vuoi andare alla riunione di condominio? E non fare diventare la casa di pace un incontro di condominio. Falla diventare un luogo dove c'è vita, dove la parola che Dio mette nel tuo cuore va a toccare la vita delle persone, porta trasformazione. Quello che viene predicato la domenica fa in modo che diventa carne della tua carne, ossa delle tue ossa. Lo ricevi come rivelazione nella tua vita per trasmetterlo nella vita delle altre persone. Non andare lì con il foglio in mano e ti fai il dettato. Poi la gente si stanca, poi la gente non viene. Per quale motivo? Io pure io non ci andrei. Ma quando c'è una comunione intima con Dio, quando hai una comunione intima con Dio, la parola che tu dichiarerai sarà sempre una parola fresca, sarà sempre una parola di autorità, e il popolo sarà sempre benedetto. Amen. Quando non hai comunione con Dio, non avrai nessuna possibilità di riprodurre quello che dici. Non diventi credibile, ma la tua comunione con Dio, quello che dici, lo si manifesterà. Quando parli di miracoli, succederanno miracoli. Quando parli di guarigioni, succederanno guarigioni.
quando parli di prosperità, succederanno prosperità. Il popolo sarà benedetto dalla presenza meravigliosa di papà. Amen. Perché queste? Perché nella comunione con Dio avvengono due cose: impartizione, si trasmette impartizione e si trasmette vita. Dillo, impartizione e vita. Perché tutto quello che dai viene dalla comunione con papà. Quello che carichi su di te nella tua relazione personale, comunione personale, tu lo trasmetti, tu lo condividi con gli altri. Ci sei? Tutto quello che hai parlato e dichiarato ha potenza per mandarlo ad effetto quando tu hai comunione intima con il nostro meraviglioso papà. Profetizzerai, dichiarerai la parola, parlerai la parola e le cose incominceranno a succedere. Quanti volete un incontro faccia a faccia con Dio? Sapete, non un incontro solo, ma quello che ha vissuto Mosè. Lui viveva faccia a faccia con Dio. Un incontro è un inizio, ma poi devi viverci in quella condizione. Dillo, questo è possibile per te. 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 Questo è possibile per te, per te, per te, per te, per te, per te. Questo è possibile per tutti quanti voi. Per te, per te, per te, per te, per te, per tutti quanti voi. Questo è possibile. Lo dobbiamo solo bramare e desiderare. La nostra intimità, la nostra comunione intima con il nostro meraviglioso papà. Ci sei? Numero 5, concludiamo con questo. Dalla tua comunione con papà avrai risposte a tutti i tuoi bisogni. Amen. Tutto quello che nasce con Dio, nasce, che ricevi da Dio, nasce dalla tua comunione, dalla tua intimità. Cari, Dio non è la macchina del caffè che tu metti il gettone, la richiesta, e poi ti fai il caffè o il cappuccino. Molti trattano così Dio, ma Dio non è così. Dio è tuo padre. Abbiamo detto che nel livello di comunione la richiesta è il livello più basso, ma non dobbiamo rimanere alla richiesta, dobbiamo andare oltre. Dillo, devo andare oltre. Perciò lui richiede un'intimità con te. Le persone di oggi, ascoltatemi, chiedono delle cose ma non vogliono avere comunione. I giovani vogliono avere sesso ma non vogliono avere relazioni. Le persone vogliono avere soldi ma non vogliono avere relazioni. Tutto quello che abbiamo ricevuto l'abbiamo ricevuto attraverso una relazione, attraverso una comunione. Hai bisogno di assumerti le tue responsabilità. La generazione di oggi vogliono cose ma non vogliono responsabilità. Vogliono tutto ma non vogliono responsabilità. Ma se non c'è relazione non si ha tutto. Ci siete? Io non ho nessun diritto con una persona estranea, perché tutto nasce nella comunione. La provvidenza nasce nella comunione. La salute nasce nella comunione. Ascoltate le meravigliose parole di Gesù. Giovanni capitolo 15, il verso 1. Io sono la vite, io sono la vera vite, e il Padre mio è l'agricoltore. Cosa ci voleva dire Gesù?
Quanti sapete cos'è la vite? Quanti sapete cos'è chi è l'agricoltore? Il verso 2 ce lo spiega. Ogni traccio che in me non porta frutto lo taglio via. Qui Gesù parla di due categorie di cristiani: quelli che portano frutto e quelli che non portano frutto. Ogni traccio che in me non porta frutto, cosa fa Gesù? Lui non pota il traccio che non porta frutto, lui pota il traccio che porta frutto. Ogni traccio che in me, tralcio che in me non porta frutto, Gesù ha detto, io lo taglio. Ci sei? Ma ogni traccio che porta frutto, cosa fa quest'altro traccio? Cosa fa? Lo poto. Lo pota affinché, qual è lo scopo? Ne porti ancora di più. Sai perché Dio pota le vite? O la vite? E anche le nostre vite? Perché ci sono dei tralci che, almeno che non c'è la potatura, non possono uscire. E non può arrivare il nuovo frutto. Dio ti pota perché vuole che tu porti ancora più frutto. Cari, voglio dirvi una cosa. Questo mi ha sconvolto. Dio mi ha detto, non pregare per quelli che sono andati via. Io li ho tagliati. Non portano frutto. Non hanno portato frutto. E non lo porteranno. Io sono rimasto sconvolto, ho detto, Signore. Perché quello che Dio taglia, Dio taglia. Perché Dio mi ha detto, perché i figli ritornano, perché i figli rimangono e ritornano. Cristo è la vite, noi siamo i tralci. Verso 3, voi siete già purificati, mondi, perfetti, a motivo della parola che vi ho annunziata. Verso 4, ascoltate, dimorate in me e io dimorerò in voi. Cosa significa dimorate in me? Significa abbiate comunione con me, vivete una comunione intima con me. E io dimorerò, avrò comunione con voi. Termino linguaggio moderno, fratello, sorella, rimani connesso con me. Non ti sconnettere, rimani collegato, rimani connesso. Sapete cos'è questa teologia delle relazioni? Dio è l'Iddio delle relazioni. Gesù venne a predicare una teologia relazionale, non dottrinale. Le relazioni gli uni per gli altri. Perché lui ci ha insegnato ad avere comunione gli uni con gli altri. Continuiamo il verso 4. Come il tralcio non può da se portare frutto se non dimora nella vite. Non ti devi sforzare per portare frutto, devi solo dimorare nella vite, avere comunione con Gesù, aggiustare le priorità nella tua vita, avere comunione con Lui. Il frutto sarà la conseguenza. Lo ripeto, come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite,
perché se lo tagli, lo getti via, si secca. Così neanche voi se non dimorate in me. Ricorda cosa abbiamo detto, che senza di lui noi siamo. E cosa possiamo fare? Niente. Verso 5: io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me, che significa? Chi ha una intima comunione con me, chi dimora in me e io in lui, porta molto frutto. Se passi sotto un albero di albicocche, di mele, vi accorgerete di una cosa: non si sforzerà per fare frutto. Non è che sta là e sta dicendo com'è difficile, esce la mela. Non si sforza, è naturale, è piantato nella terra, nel buon terreno. Questo è quello che Dio ti sta chiedendo stasera. Ci sono persone che guardano sempre agli altri, i difetti dell'uno, i difetti degli altri. Guardati un po' i tuoi. Ma io non voglio andare su questo. Ti voglio dire: perché non stai nella presenza di papà? Tu non sei il guardiano, Dio è il guardiano. Io devo liberare le persone da essere i guardiani. Dio veglia su Israele, Dio veglia sulla sua chiesa. Io sono la vite, voi siete tralci. Chi dimora in me avrà, chi ha intimità, comunione intima con me, e io in lui, porta molto frutto. Qual è l'evidenza che tu hai comunione con Dio? Come si fa a sapere che tu hai comunione con Dio? Che non sei sterile, che porti frutto. Dove porti frutto? Porti frutto nel tuo carattere. Fammi vedere il frutto del tuo carattere che sta cambiando. Dove porti frutto? Nella tua famiglia. Fammi vedere il frutto nella tua casa, che stai cambiando. Ma sempre tu. Dov'è il frutto nella tua chiesa? Fammi vedere il frutto che stai portando nella chiesa. Fammi vedere il frutto che stai portando nel tuo lavoro. Gesù ti dice: se hai comunione intima con me, sono io che ti do la capacità di portare frutto. Tu, abbiamo detto, non sei nulla. Io non valgo nulla, non sono nulla. Senza di lui non posso fare niente. Ho bisogno della sua presenza nella mia vita. Perché conclude questo verso, stiamo al verso 5: perché senza di me non potete fare nulla. Alleluia. Velocemente, guardate questo riepilogo, veloce, veloce. Diritti e privilegi. Cosa nasce dalla comunione intima? Diritti e privilegi, risposte alle preghiere, comunione con gli altri, parli con autorità, risposte ai tuoi bisogni personali. Per piacere, metti Dio al primo posto nella tua vita.